Si è tenuto presso lo Scout Center di Roma il congresso Obiettivo Salute, Prevenzione, Terapie Innovative e Tecnologia in Medicina. Le cellule CAR-T non sono dei farmaci, sono le stesse cellule del paziente, i linfociti in particolare, che vengono prelevati dal paziente, portati in un laboratorio, modificati, ingegnerizzati noi diciamo, in cui viene messo un vettore specifico contro determinate malattie. Non ho molto da aggiungere al riguardo, se non ne ho il discorso che le CAR-T possono essere considerate appunto una nuova frontiera nell'ambito di quella che è appunto l'immunoterapia. Immunoterapia che ci permette di utilizzare sempre meno la chemioterapia, quindi una terapia sempre più specifica, quindi più meno tossica rispetto alla chemioterapia, anche se tanto ancora c'è da fare in quest'ambito perché comunque c'è necessità di imparare a gestire bene quelli che possono essere gli effetti collaterali di queste procedure. Presenti numerose eccellenze nel mondo della medicina che proprio in occasione del congresso hanno fatto luce sulle ultime novità nelle terapie e nella cura del cancro, mettendo in evidenza le esperienze cliniche più significative del Real World medico-scientifico. Perché è importante comunicare al paziente? È fondamentale comunicare al paziente tutte le innovazioni tecnologiche che saranno utili per la sua salute. Ed è importante non solo investire su una comunicazione rivolta all'innovazione tecnologica, ma anche investire sulla formazione di competenze trasversali. Bene, è molto importante il nuovo Piano Sanitario Nazionale Oncologico 2023-2027, perché dedica proprio una specifica alle persone anziane. Come sappiamo, le persone anziane sono persone tra la fascia di popolazione più colpita dal cancro. Intorno al 60-65% di tutti i pazienti affetti da cancro, questa fascia è la maggiormente colpita. Bene, il piano sanitario ci dice che bisogna dedicare un percorso ad hoc per questa tipologia di persone e bisogna dedicare un oncologo ad hoc e un gruppo, un team multidisciplinare. Da screenare questa fascia di popolazione, abbiamo una popolazione in cui sicuramente può essere ad alto rischio di comorbidità e con questa specifica si possono screenare e evitare sia ricoveri impropri e sia terapie improprie. Consenso all'operatore sanitario, quali sono i risvolti civili e penali e da un punto di vista ordinistico? Sì, allora i risvolti penali, a partire dal 2008 c'è stata una decisione delle sezioni della Corte di Cassazione che ha un po' stemperato il problema. Diciamo che oggi come oggi non ci sono grossi problemi da un punto di vista del diritto penale, se non in caso di manifestazione di un dissenso rispetto a terapie o a informazioni di cura. In campo civilistico invece i problemi sono molto maggiori, perché come ho detto e come dirò, la legislazione in materia di consenso informato tutela un diritto del paziente di autodeterminarsi ed è proprio quel profilo che davanti al giudice civile può essere tutelato